Un cordiale saluto da parte della redazione della Notizia Sport. Iniziamo subito a parlare del calcio scommesse. Meglio patteggiare, si era capito benissimo ieri, ora non c'è più dubbio. Il secondo giorno del processo sportivo relativo alla seconda tranche dell'inchiesta della Procura di Cremona si apre con la mano pesantissima della Procura federale nei confronti dei club e tesserati non pentiti. Infatti le richieste fatte dalla Procura federale nei confronti del club sono state le seguenti. Albino Leffe 27 punti di penalizzazione nel prossimo campionato e 90.000 euro di ammenda, ancora 10 punti, Pescara 2 punti, Empoli 1 punto, Monza 6 punti ed esclusione della Coppa Italia, Novara 6 punti, 50.000 euro di esclusione della Coppa Italia, Padova 2 punti, Piacenza 19 punti e 70.000 euro di ammenda, Ravenna 1 punto, Reggino 6 punti, Sampdoria 50.000 euro di ammenda, Siena 50.000 euro di ammenda e Spezia 30.000 euro di ammenda. Mentre tra le richieste riguardanti tesserati conosciuti in Abruzzo, il biancazzurro Nicco 3 anni, il direttore sportivo Andrea Iaconi 4 anni e 6 mesi, il direttore sportivo Gianni Rosati 4 anni, l'allenatore Maurizio Sarri 1 anno, l'attaccante Vantaggiato 3 anni e l'ala Giobbe 4 anni e 6 mesi. Ora parliamo ovviamente della panchina pescarese, perché il Pescara pensa al futuro e inizia a stringere i tempi per chiudere con il tecnico che dovrà sostituire sulla panchina biancazzurra Zdeněk Zeman. Il tecnico ceco ieri nel tardo pomeriggio è tornato a Roma ed oggi chiuderà con la squadra giallorossa. Per lui contratto annuale da 1 milione di euro e ricchi bonus in caso di qualificazione in Europa che potrebbe far lievitare la cifra sui 2 milioni. Il Pescara nel frattempo ha scelto un allenatore che dovrà guidare i biancazzurri in Serie A. Si tratta di Ciro Ferrara, attuale tecnico dell'Under 21. Ferrara risponde all'identikit dell'allenatore che il Pescara cercava, giovane, voglioso di mettersi in mostra e soprattutto bravo nel lavoro con i giovani. Ciro Ferrara è sostenuto da Vincenzo Marinelli e dai giocatori pescaresi nel giro dell'Under 21. L'ex tecnico della Juventus ha fatto sapere di essere affascinato dall'idea di guidare il Pescara e quanto prima incontrerà ufficialmente con i vertici del club adriatico per iniziare a pianificare il futuro. In attesa di costruire la prossima stagione, il Pescara pensa anche al presente, presentate infatti le offerte del rinnovo per il DS Daniele Dellicarri ed il mediano Emanuel Cascione. Continua la serie di festeggiamenti per il Pescara dopo la vittoria del campione di Serie B Win. Ieri i biancazzurri sono stati accolti trionfalmente dalla Camera di Commercio di Pescara, che ha voluto premiare tutti i protagonisti dell'avventura che ha portato il club adriatico a tagliare il traguardo della Serie A dopo 20 anni dall'ultima volta. Una promozione sportiva ma anche sociale ed economica che può aiutare la crescita della regione. A fare gli onori di casa il presidente della Camera di Commercio Pescara Daniele Becci. In serata invece la squadra sarà ospite a cena del club Donne Biancazzurre, iniziativa fortemente voluta dalla presidentessa Nella Grossi. Impresa della nostra società, una grandissima promozione per la città e per il territorio. C'è un ritorno da un evento così importante che è difficile da valutare, ma già come presenze, oggi c'era qui il presidente dell'aeroporto della Saga, noi sappiamo che il prossimo anno, anzi dalla fine di quest'anno, da settembre-ottobre, quando inizierà il campionato, per esempio il nostro aeroporto avrà un beneficio. Se il nostro aeroporto avrà un beneficio, avranno benefici sia le strutture alberghiere, sia la ristorazione e tutto ciò che gira intorno all'accoglienza di una città. Becci, le società di calcio, ma le società sportive in genere, ormai sono delle aziende vere e proprie. Qual è stato il segreto dell'azienda Pescara di questo successo, secondo lei? Il progetto fatto da imprenditori che sono abituati a fare piani industriali, da imprenditori che sono abituati a sentire anche la sensibilità del tessuto economico dove operano. Io credo che sin dall'inizio il gruppo guidato da Daniele abbia assolutamente centrato quello che era il target, quello che era l'investimento da fare. I ritocchi che c'erano da fare lungo la strada sono stati fatti, ci sono state delle correzioni eccellenti. Dispiace un po' qualche imprenditore a cui siamo molto affezionati che ci sia stato così qualche disguido. Ma ricordiamoci sempre che anche nelle migliori famiglie purtroppo qualcosa del genere può accadere. Che annata è stata? L'annata favolosa, la più bella, d'altronde erano 20 anni, però veramente forse che è stata la promozione di una città, perché diciamo che questi dirigenti sono tutti di Pescara e veramente questo ci onora perché questi ragazzi, io li chiamo ragazzi perché possono essere parecchi miei figli, hanno fatto veramente dei sacrifici enormi, hanno messo a disposizione di un
un mister eccezionale, una squadra all'altezza della situazione, senza badare, insomma, penso nemmeno a spese. E poi diciamo anche che oltre alla dirigenza, all'allenatore, diciamo che c'è l'altro componente positivo che è il pubblico, che dobbiamo ringraziare perché quest'anno abbiamo sempre avuto gli spalti pieni. Io quando abbiamo giocato la trofeo team, vedere quegli spalti pieni mi sono commossa, mi sono alzato gli occhi al cielo e ho detto: Gesù, ma un giorno ce li fai rivedere. E ogni volta che entro dentro lo stadio così pieno ripenso a quella giornata. In chiusura ti obbligo la domanda sul futuro e quindi sul fatto che Zeman lascerà Pescara. Un po' di amarezza c'è? Ma un po' di amarezza c'è perché ormai avevamo costruito un giocattolo, adesso bisogna un po' riguardarlo, aggiustarlo, vedere un attimo. Però io con questa dirigenza, con il pubblico, ecco, chiedo adesso al tutto il pubblico biancazzurro di essere sempre vicini come siamo stati quest'anno alla squadra, perché si può ancora sognare. Gli diamo appuntamento alla festa del 35° compleanno delle donne biancazzurre. Sì, faremo una grossa festa, allora veramente speriamo di divertirci. Ed ora passiamo al nuoto, perché sono stati presentati ieri due eventi natatori di grande importanza per l'estate del nuoto a Pescara. Uno più strettamente agonistico, partito ieri con la seconda edizione del trofeo Città di Pescara, mentre l'altro appuntamento un mix tra sport di alto livello e intrattenimento con le 24 ore di nuoto. Una vera chicca con tanti nuotatori. Parliamo di nuoto, seconda edizione del trofeo Città di Pescara, con oltre 1300 atleti, oltre 70 società provenienti da tutta Italia, società anche importantissime come la Niene, la Laurus, l'Aurelia e tante altre. E poi anche il 23 e 24 giugno, quindi più in là, la 24 ore di nuoto, una manifestazione di nuoto assolutamente sui generis, esclusiva per la piscina olimpionica scoperta delle Naiadi. Ne parliamo con il direttore organizzativo Aurelio Minini. Aurelio, cominciamo in particolare dal trofeo Città di Pescara, quindi 1, 2, 3 giugno, si comincia subito, ma qui è nuoto agonistico di ottimo livello e di grande quantità. Esatto, allora ci fa immenso piacere ripetere la prima edizione, cioè la prima edizione aveva avuto dei risultati molto buoni, e anche perché avevamo coniugato sport con intrattenimento facendo le finali in notturna la sera con degli spettacoli fra una finale e l'altra. La ripetiamo quest'anno perché abbiamo visto che i numeri ci stanno dando ragione, era una formula molto interessante. Ci fa immenso piacere soprattutto essere riusciti a creare un appuntamento istituzionale all'inizio dell'estate che coinvolge soprattutto per il centro-sud praticamente tutte le società più importanti. E questa è una manifestazione che intendiamo anche far crescere di anno in anno attraverso anche proprio la creazione sempre di happenings o situazioni particolari che non sono solamente sport ma che richiamino l'attenzione un po' di tutto il territorio. Non a caso attraverso una manifestazione che induce circa 3.000 persone diamo anche pernottamenti al territorio, facciamo lavorare gli hotel, ovviamente i ristoranti e tutto quello che sta intorno a una manifestazione di questo genere. Questo ci fa molto piacere perché intendiamo come impianto essere volano appunto dell'economia del territorio e proporre sempre delle situazioni interessanti. Ebbene, questa era l'ultima notizia, vi diamo appuntamento alla prossima edizione della Notizia Sport. Grazie per averci seguito.